2, 1, vado? Via! Welcome to Cisego, I am STDJ. Ok. Non incominciare a dire stronzate, è arrivato anche... La stronzata della giornata è arrivata. Ladies and gentlemen, from Lauropoli. Direttamente dal bar Free Time, nuova gestione, la nostra trasmissione solita del sabato che facciamo sempre. Ciao Mickey! Sai, è appena arrivato. È appena arrivato, ha già rotto un pochino le palle, vabbè. Sì. L'aereo ti è arrivato in ritardo, hai avuto un aereo oggi? Non ce l'hai fatta in tempo? Allora, oggi sabato 21-12, pochi giorni a Natale, non iniziare a fare... Allora, praticamente dal Free Time, un locale un pochino anomalo, no Ste? Un pochino anomalo, poi i gestori, non so, proprietà, non so se l'hanno rubato, l'avranno rubato sto bar. Diciamocelo, Lino. Lino, lo sai. Diciamo che un pochino, mi ha dato praticamente due caffè, mi sento un tantino stonato, ma leggermente. Perché sono caffè corretti con amore. Salutiamo il nostro Enrico da Bologna, che è la nostra magica regia e che ci dirige come sempre, come ogni sabato pomeriggio, in diretta dalle 4. Oggi in orari straordinari perché viaggiamo con 2 ore di ritardo, sì, praticamente ci è scappata questa 2 ore giusto perché aspettavamo Miki che veniva da dove. Miki, le tue cuffie sono sul tavolo, il tuo microfono è alla tua sinistra. Oggi hai un microfono. Diciamo che ripartiamo con il nostro pezzaccio, l'abbiamo definito ormai la nostra colonna sonora. Salutiamo tutti quelli che sono in chat, quelli che ci seguono, quelli che non ci cagano, salutiamo un po' di gente. Non c'è il suo microfono. Se apri, vai. Stefano, mi dai la password del tuo Facebook? No, non dite la password in diretta. No, la password è la password. Ok, siamo carichi? Io ho un po' di febbre, non me ne frega niente, però. Ma stasera siamo di shot. No, siamo al cube. Tutti zitti, si parte. Buon viaggio, Scusi. Aren't you love her?
Stefano, ti stai alcolizzando? Stefano? Allora, abbiamo ci siamo praticamente rubati il, diciamo, uno dei gestori proprio. Come ti definisci? Non l'ho capito. Lo sguattero della situazione. Anche perché non si sente. Harry, ti salutano dall'Europoli. Miki, stai dando fastidio, Miki. Okay, adesso si sente. Ciao, sono Miki. No, Lino, Miki sono lui io. Faceva parte della DJ Five. Della DJ Five, però hai anche da fare il solito gesto. Abbiamo i soliti saluti della nostra Piri? Vediamo un po'. Sì, anche oggi con noi. Sì, un po' così. Un po'. Ciao Johnny Pro. Ciao Stefano MC. Ciao Miki. Bella Piri. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori. A Mappete quanti sono? Siamo proprio così. Contenta. Wow! Questa è praticamente la trovata Miki sulla strada. È una scusate, c'è l'amico Gianni che la vuole conoscere. Già, ok, sì, allora, già. Si è già innamorato. Parliamo, allora, diciamo già che viaggiamo con 5 minuti di ritardo, quindi ciò significa che stiamo mantenendo i ritmi. Perfettamente, come okay. Sempre ogni sabato succede. Ma anche oggi studi. Abbiamo la scaletta? Sì. Ciao, sono Miki e anche io facevo parte di DJ Five. Allora, sarà il tormentone della serata, lo è sapete, vero? No? Allora, vogliamo parlare di qualcosa di importante, visto che adottiamo un Miki. Ok, vi raccontiamo questa piccola storia. Un po' di anni fa c'è stata la raccolta punti presso tutti i distributori di benzina Shell, no? Se non erro. No, era la Esso. La Esso. Ogni tot euro di benzina ti davano un Miki pupazzo. E anche ogni tre cappuccini. Ogni tre cappuccetti. Cappuccini, non dire parolacce, cappuccini. No, che poi la cosa bella era l'evoluzione del Miki. Il Miki cantarino, il Miki... Ce n'era uno, Limited Eviction, qual era? Miki Summer. Miki Summer, partiamo col secondo pezzo. Vi racconteremo un po' di storie che fanno veramente ridere. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. I wanted my cake and eat it too. I wanted it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew. See, but it was confusing, cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It's like winning, I used me. I'm blind cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster. Once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow. So I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts come from. Yeah, confident, do you want? There's no one if you're losing your mind the way you want. I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Japan pondering. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice of my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just friends with the monster. Dobbiamo dargli la cuffia. Non ci sente. Lui sente. No, riesce a sentire. Ha l'udito. Ok, allora facciamo le presentazioni come si deve. All'udito. Ecco, all'udito. Dai suoi interventi che sta facendo in esterno in questo momento avete già capito chi è, se lo conoscete. Sì. Lino. Nota di Stefano. Il grande, bellissimo. Il più simpatico. Il più simpatico. E soprattutto quello più viscido. Viscido. Perché è un biciagallo.
gestore insieme a fratello Andrea del nostro Free Time, che questa sera ci sta ospitando in questa bel sabato po' di festa. Sabato po' di festa, un po' di festa o sabato pomeriggio, stavi dicendo che hai detto un po' di festa. Stai, non devi parlare. Scusa. Una marchetta. Solo da noi c'è il Mickey Muratore. Ci vuole una degna sigla per dire la cosa di Raiders. Solo da noi c'è il Mickey Muratore. Correte e acquistatelo in omaggio. Acquistatelo in omaggio. Acquistatelo in omaggio. Allora, scusa, Lino. Ogni 100 caffè un Mickey Muratore. Lino, vedi che non sei in consiglio comunale. Per favore, comportati bene. Okay. Io direi che ormai non è più il caso di seguire la nostra playlist e il nostro tempo, in quanto siamo praticamente fuori da 10 minuti, però fa niente. Ma avevamo una scaletta. Una volta! È quella che ha usato Lino per raccogliere le olive. Porto da bere? È il caso. Ma con l'antibiotico va bene, secondo me. Sì. Perché l'antibiotico sai benissimo che fa una reazione con l'alcol che si diluisce. Scusate ragazzi, scusate, ma vi siete ricordati di presentare il nostro amico Cinghialotto? No, allora il nostro amico praticamente non si fa inquadrare dalla web perché è un po' timido. Perché ha detto che non si fa vedere qua. È il sosia di Cannavaro. Quindi non è che è una brutta visione, è una bella visione. Una bella visione, ha perso un po' di capelli, però secondo me non solo, è non solo i capelli. Sostituiamo Stefano MC con amico Cinghialotto. Cinghialotto, l'amico cinghiale. Ho tolto la base per dire la caduta dei capelli è dovuta a due cose. Non la dire, che non la dire. Ci fai più bella figura. Stress. Aspetta. Stress? Oppure? Mancanza di... Mancanza di gradi alla vista. Delicious. Riprendendo, andremo a finire su TG3. Ma riprendendo in che senso? Ci stanno cazziando? Ci stanno pure cazziando. Ah, ora sì. Il cazziamento nasce spontaneo. Non devi essere volgare, da casa c'è già. Ci sono bimbi che stanno ascoltando in questo momento. Aspetta. Quindi la parola cinghialotto non si poteva dire. Non si poteva allora dire. Io vorrei farti capire che Enrico ti sta letteralmente cazziando. Sì, ti sta dicendo. Avvicinati al microfono. Ma vedi che l'avrà scritto mille. Stai un zicapace. Ti odio. In questo momento ti odio. Ti vorrei uccidere. Con due microfoni come Silvio Berlusconi durante le sue audizioni. Sei davvero fantastico. Yeah. Comunque, stavamo dicendo. Non ce l'aveva con te. Vabbè, io mi prendo i complimenti così come vengono. Metti che non ce ne sono più, questo qua l'ho preso. Stavamo dicendo, in diretta da Free Time, sabato 21 oramai, se non sbaglio, giusto? No, ormai, da stamattina. Poteva essere il 22, tipo domani. Il sabato 21 di dicembre, siamo sotto Natale, ragazzi, siamo sotto Natale. E Colino che ci ha portato giusto un po' di acqua fresca per rinfrescare le nostre... Campari naturale? Sì. Campari naturale?
beviamo Campari naturale, mi hanno detto che per l'influenza fa bene. Poi sì, un abbinamento sì, ad hoc sì, per l'antibiotico. Sì, no? Sì, sì, è pure rosso natalizio. È pure rosso natalizio. Allora, mettiamo una base di degno rispetto. Sì, per quell'intervento di Michi che voleva raccontarci qualcosa da Rocelle. Ci sei, Michi? Rocelletta. Michi. Ci sei. Ecco a voi il Michi narratore. Sono Michi, ti volevo narrare una storia. Non tutto a posto, tornate tranquilla. Non è successo niente, abbiamo viaggiato. Allora, facciamo una pausa, Michi, che ha perso praticamente tipo 20 kg. 20 kg? Sì, sì, sì. Solo 12. Solo 12 kg. Se ci vuoi spiegare come cazzo. Ah, scusate, dove li aveva? Li aveva sui capelli. Credo, credo. Micchi in cinta, diciamo. Micchi abbortito. Micchi che non ce la fai su, dai. Niente, perché... avanti. Anche senza di loro. Sì. Si sono andato. Ti vorrei un regalo. Mi piace quando fate così, perché non so dove andare a parare. Però ci arriva, in qualche cosa. Aspetta, a me che facevo il portiere. Visto? Ci arriva, in qualche modo ci arriva. Giusto a punto di dirgli... Sei davvero fantastico. No, visto che abbiamo una base, diciamo, di sto rispetto, sì, io volevo chiedere un attimino a Stefano, poco fa un ragazzo mi raccontava di là che ti ha visto sul filo di Sibari che sfrecciavi con un BMW, mi vuoi dire qualcosa? Attenzione a usare i termini tiro di Sibari. Il tiro praticamente uno stradone. Allora, attenzione, Gianni, le cose dille. Come si no, non inventare, per favore. Dille, se no non le dico. Non inventare, okay, perché il BMW stava correndo. Stefano volava, è diverso. Ecco, passiamo dal presupposto che chi è che ha un BMW sotto il culetto lo deve saper guidare. Non è che c'hai un BMW e lo guidi e vai più veloce più degli altri, no. C'era sto tipo che io con la mia piccola bravetta, ecco, tipo, avevo un po' di fretta e andavo via. Non sgommavo perché non sgomma, okay. Eravamo già ad alta velocità, quindi la sgommata non era plausibile. Io non so il perché la postazione di Enrico è vuota, se ne sarà scappato. Sarà andato al bagno. Ok, è andato in bagno, va bene. E niente, dove è andato? Dove è andato? Scusate, ci hanno appena postato un video. Cioè? Tipo? Su Facebook. Cioè, Stefano con la reale, tempo reale, da qua. C'è pure l'amico cinghialotto. L'amico cinghialotto, vogliamo parlare della aspetta per l'amico cinghialotto. Hai la sigla giusta? No, ho deciso di mettere proprio silenzio totale per l'amico bella. Cinghialotto appena arrivato. Buonasera, salutiamo buonasera. Gli ospiti del Free Time. Che ogni sera sono qua a degustare il bei caffè di Lino. Ma è il primo appuntamento. Ma noi dobbiamo fare finta. È il primo appuntamento, sempre il free time. Cioè, lui abita a Bologna. Ma ogni il nostro amico Enrico è a Bologna. È a Bologna. Però noi adesso dobbiamo lavorare. Cioè, ti rendi conto come funziona? Multimediale. Gemellaggio. Gemellaggio. Lavoro per il Bologna. Ragazzi, siete forti. Grazie. E buon caffè. Allora stavamo dicendo dell'amico cinghialotto, però dell'amico io la sigla ce l'avrei. Quale? Quello la panarella. No, non la possiamo mettere perché ho qualcosa di nascosto che vorrei. Ok, va bene. Allora, quelle sono cose che si condividono solo su determinati social. Ok, raccontiamo una cosa seria. Sì. Noi ci siamo rinchiusi in questo bar oggi per fare una diretta. No, sì. Ci hanno chiusi, è diverso. E questa era la cosa seria. Cioè, alla fine non è vero che noi ci siamo chiusi all'interno. Siamo stati letteralmente sequestrati. Hanno chiuso, ci hanno buttato via le chiavi e hanno detto ci vediamo questa sera. Perché dopo stasera si va al... Ok, allora, Enrico, quando vuoi puoi partire col tuo TG, così vediamo un po' di news. La linea è tutta tua. Fai tu, con comodo. TG News, by Enrico. Quando vuoi. Se quando vuoi. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alle notizie di Ti Vedo Live News. Le principali notizie di oggi sono: occhiali da pigri permettono di vedere la TV da distesi. Chiama la polizia. Mi hanno mandato una prostituta brutta. Luci di Natale alimentate da un'anguilla elettrica. Diamo il via alle notizie di Ti Vedo Live News. Siete talmente pigri che stare seduti sul divano per guardare la TV vi sembra faticoso e vorreste potervi distendere, ma al tempo stesso senza perdere il programma che state guardando?
c'è la soluzione ai vostri problemi. Si tratta di Lazy Glasses, creati da Think Greek. A chi sono rivolti gli occhiali è ben chiarito nel nome stesso, dato che lazy significa pigro e glasses significa occhiali. Gli occhiali sono dotati di appositi specchi che permettono di vedere la TV stando perfettamente distesi e sono presentati come la soluzione tecnica al problema di dover stare seduti diritti e possono essere usati anche per leggere un libro senza dover alzare la testa dal cuscino. Chiama la polizia e dice: mi hanno mandato una prostituta brutta. Un uomo di Birmingham ha chiamato la polizia perché la prostituta con cui si è incontrato fuori da un hotel era brutta. L'uomo voleva denunciarla per truffa, accusando la ragazza di avergli inviato foto ritoccate, di fatto così imbrogliandolo. È stato incredibile, era seriamente convinto di avere ragione e che la polizia avrebbe dovuto indagare sulla ragazza per tentata truffa. Gli ha spiegato che non era la ragazza ad aver fatto qualcosa di illegale, ma lui, ha raccontato l'operatore della polizia. Ma come se non bastasse, insoddisfatto della risposta dell'operatore, l'uomo ha chiesto di venire alla stazione di polizia per discutere con un superiore. Fortunatamente per lui, ha rinunciato a quest'idea. L'uomo non ha lasciato le sue generalità all'operatore, ma è stato comunque identificato. Fortunatamente per lui, gli agenti hanno deciso di limitarsi ad inviargli una lettera di avvertimento scritto per questa volta. Passiamo a scienza e tecnologia. Luci di Natale alimentate da un'anguilla elettrica. Le luci di Natale, per decorare alberi e facciate delle case, sono una tradizione, ma comportano anche un consumo di energia. Per ridurre gli sprechi, qualcuno ha avuto l'idea di alimentare le luci con fonti di energia alternative. Una delle idee più originali in questo senso è quella avuta qualche anno fa da un acquario giapponese, che è riuscito ad alimentare le luci del suo grande albero di Natale, alto oltre 2 metri, grazie a un'anguilla elettrica. Il meccanismo sfrutta la capacità dell'anguilla di generare elettricità quando si muove, catturando la corrente con 2 piastre di alluminio. Va detto che la corrente generata non è del tutto costante e le luci dell'albero si trovano a lampeggiare in modo casuale e con intensità diverse a seconda di come nuota l'anguilla, ma questo, in questo caso, è un pregio, dato che aggiunge fascino alle luci. E con questa notizia è tutto, noi ci vediamo sabato prossimo con le notizie di Ti Vedo Live News e dallo staff di Ti Vedo auguro a tutti buone feste. Pronto, pronto, pronto. In diretta siamo stati invasi dai forchettoni, non dai forchettoni. Ammirate, ammirate. Il tema natalizio, quindi sono buone pigre spelle. Soprattutto per le crispelle. È inconcepibile che un campari possa costare 3 euro all'Europoli. Infatti noi lo vendiamo a 2, corretto. Allora, scusate un attimo, posso capire Lino? Sì, sì. Lino con i porconi. Ma quel signore là dietro con gli utensili da cucina, mi sembra un pochino. No, siccome io ho acquistato il Mickey Crispetta, no, cioè, lui ha acquistato il Mickey Giambella, quindi deve sbattere l'uovo. Scusi. Ah. Guarda, onestamente pensavo che era più comodo per lo scolapasta uno spaghettino. Ma tu? Anche. Sì, il campare. Come lo prende? Lo vuoi sano? Bubble Kush, wearing a bubble coat. Bubble butt, bubble, 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 bubble butt.
Facciamo domande, che ne so. Ma poi la fortuna, sai cos'è? Che fin quanto lo conosci come timido, uno dice: è timido, che bravo ragazzo. No, ma lui fa sempre lo splendido, capito? Sì, quindi poi alla fine se lo chiami non viene, non è così splendido. Dagli un dito. Vieni qua che ti facciamo una domanda semplice, vieni dagli qua. Dagli un dito e poi vieni, e poi vedi che te fa. Comunque nel frattempo c'è un altro ospite qui con noi. Ciao, voglio parlare con Francesco. Francia, ci vuoi raccontare qualcosa? Ah, vabbè, bella storia. Sì, il microfono per colare. Allora, niente, se si lavora è già una cosa buona. Sì, non riusciamo ad andare in ferie, ma credo che lunedì ce la faremo. Dai. Ce le prendiamo? Sì, per forza. No, ma ce li danno, non ce li prendiamo. Ah, ok. Sì. Allora, stavamo dicendo. Aspetta che... Abbiamo sempre Stefano una sigla. Stefano MC. Dimmi. Perché non ci racconti qualcosa? Beh, che te racconto? Allora, come finita? Quella... A sparare cazzate. La più bella cazzata che ti potrei sparare, boh, che ne so. Allora, quella del BMW l'abbiamo già raccontata. Sì, raccontata vecchia. Quella della chiave. Della chiave. Della chiave? Della chiave. Chiave. Ne te ne racconterei un'altra chiave. Questo si ammazza di rasato. Cioè, raga, però si ammazza di rasato. Ti racconterei quella dell'altra chiave. Ride. Fatti raccontare questa dell'altra chiave. Okay, allora, mi chiama un altro cliente, come al solito sembra che non parte la macchina. Abbassa un po' la musica perché sennò sento su una musica. Okay, mi chiama perché non gli parte la macchina come al solito, vado là, provo a mettere la chiave nel quadro, Fiat, chiave Fiat, stavolta. metto la chiave, non girava la chiave. E gli dico, scusa, ma è la chiave della macchina? Sì, ecco quella, è questa. Ah, vabbè, e riprovo, niente. Ma sicuro che è questa? E proprio non gira. Vado allo sportello, non gira. A un tratto mi guarda e mi fa: cazzo, questa è quella della brava! Che era uguale! Secondo me questa gestione delle chiavi non è... È un problema per tutti. Ma in effetti Renault ha messo il particolare. Non c'è più chiave. Te la posso dire una delle chiavi. Un po' di anni fa mio padre ha spezzato praticamente la chiave nella sua 500, no? Ah, memorabile. Yeah. Bella, grande. Allora mi fa, scusami, oh, I'm ben in bo. E mi fa, scusa, non è che gentilmente mi date una spinta? E io dico, ma come una spinta? Epoca carnevale, capito? Festa. Ma come una spinta? Non possiamo, siamo impegnati. Vabbè, faccio da solo. Rientra in macchina con la metà chiave in mano. Sì. E dopo un certo punto sento brum bum 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 bum, oh, acqua zette. Capito? Vai a spiegare mo che cosa significa acqua zette. Perché acqua zette è a me lo spieghi pure a me. È un termine prettamente cassonese. Ritorniamo a Vasco. Cambia metti. Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile. Cambiare tutte le abitudini, eliminare le meno utili e cambiare direzione. Hey! Cambiare marca di sigarette o cercare perfino di smettere non è poi così difficile. Mettere a freno le passioni, non farci prendere dalle emozioni e non indurci in tentazioni. Cambiare idea è un po' più difficile, cambiare fede è quasi impossibile. Cambiare tutte le ragioni che ci hanno fatto fare gli errori non sarebbe neanche naturale. Cambiare opinione non è difficile, cambiare partito è molto facile, cambiare il mondo è quasi impossibile.
si può cambiare solo se stessi, sembra poco ma se ci riuscissi, farmi stilare un sole. Fare il meno male possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile cavarsela da questa situazione. Questa di Vasco l'abbiamo lasciata tutta per bella, ma perché lei da ascoltare dall'inizio alla fine? Potevi evitare, sai, in base ai gusti del proprietario. Allora, l'abbiamo fatto settimana scorsa questo ragionamento. Non sono rivali, sono due grandi cantanti. Forse non avete capito, per quanto riguarda il mio essere democratico, qua sono da me e Vasco Rosso non è niente. Allora, Lino Sindaco. Salutiamo la nostra... Aspetta, è partito uno scratch da solo. Dai, salutiamo la nostra bellissimo, carissimo amico che sarà qui fra poco. Salutiamo la pecora che è sempre connesso con noi da Dublino. Stefano, non sai parlare Dublino. Nemmeno tu lo sei. Quindi non è né germanese né svizzereso, neanche cropalese, è irlandese. Ma come le facete le cose? Non lo so. In latino. Allora, siamo arrivati oramai a buona parte, 50% di puntata, diciamo che l'abbiamo sputtanata così, inutilmente. Sì, no, però... ma è bello perché siamo, bene o male, ci siamo tuffati nell'ambiente dove siamo sempre stati. Io mai gli ho tuffati, stai onesto. Onesto nemmeno io, perché sì, però non dite mallo capo, se no ve ne hai. Sempre per la democratica democratica accoglienza, ecco, questa è una democratica. Ok, adesso è arrivato il momento del loop misterioso. Di che cosa si tratta? Che cos'è il loop misterioso? È il nostro gioco che ogni settimana facciamo, in poche parole, il nostro mitico Johnny Pro. Aspetta un attimo, Ste. Da non confondere con il loopino. No, il loopino. È pure periodo. Allora, che cos'è il loop misterioso, Ste? Allora, il loop misterioso non è il loopino di Lino, sì, ma pure rima, È il nostro Johnny Pro che sceglie, come sempre, una canzone italiana. Sempre, sì. rigorosamente italiano, ma sicuramente di Ligabue. Chiedo scusa, io non gioco ai vostri tempi, ma Little Loop significa loopino. Okay. No, un piccolo loopino. Ah, quindi. Allora, Rewind. Lì il nostro Johnny Pro ci prende un pezzo. Basta, ho capito. Vai. Posso? Vai. Ok, posso. Johnny Pro prende un pezzo italiano, ne taglia un pezzetto e ce lo fa risentire in loop. Che in cos'è loop? Ritorno. Vabbè. Questo. Allora, è solo che tu la conosci. Non ti prendiamo in considerazione. Ricordiamo che chi indovina la traccia riceverà a casa il nostro Mia, che adesso è nostro. E oramai l'abbiamo preso con in consegna. E anche un Mickey fannullone.
quello sarà l'omaggio quello speciale. Ce l'abbiamo già. Il Mickey Fannullone si poteva fare come gadget, come gadget, sì. Una chiamata germanese, attenzione. Germanese. Lo mandiamo in... Ah, Biagio, ok. Lo mandiamo. Prendi il telefono e buttalo qua. Se senti puzza e non è iato, ti sei qua. Allora, il nostro loop va, continua. Sì, perché ancora non sappiamo se qualcuno. Hai indovinato qualcuno? Ma quelli che sono fuori. Mi prego. Ecco, ecco. Sandro! Lo facciamo live oggi. Lo facciamo live. È mai facile questo. Oresto non l'ho riconosciuto. È lì. Ok, allora diciamo che Ligabue mi sono ripetuto, visto la settimana scorsa. La settimana scorsa per esempio fu anche Ligabue. Molto difficile da percepire. Non mi ricordo la canzone, adesso dopo che la mia richiesta democratica. Siamo stati minacciati. Diciamo che è stato obbligato. Ok. Altri 20 secondi lo chiudo. Salutiamo Mr. Chu che si è messo all'angolino là. Ma è già, comunicazione c'è. La pecora vuole sapere se si può chiamare via Skype. No, via Skype no, perché no. Utilizziamo Skype per fare la diretta. E quindi purtroppo no. Ci deve chiamare sul numero ci nuovo. Deve chiamare. Beh, come fa a chiamare? Ci devo rare. Ma da te chiamare? Collega? Il nostro numero, vi ricordo, per chi volesse chiamare in diretta qua da noi. Okay, allora, abbiamo bloccato la loop perché allora calcoliamo che il titolo l'ha detto Lino, ma se no, noi glielo vogliamo regalare il libro. Ma lui ti parte. No, facciamo una cosa. No, Coppa dei Genovi, famoso del consigliere. Ricordiamo che il nostro Lino è consigliere comunale, quindi salva la nostra raccomandazioni gea. Non c'entrano in questo locale, assolutamente non ci sono raccomandazioni. Abbiamo una chiamata dalla svizzerese. Attenzione. Non lo sappiamo. Aspettate un attimo. Uno alla volta. Ci siamo? Pronte? Pronto? Di solito la risposta è Pronto? No, l'hai trattenuta. No, riprendila. Riprendi la chiamata. Ma richiamo. Ci vuole un loop. L'abbiamo. È il loop. L'abbiamo. È il loop. Abbiamo perso. Dovrebbe. Allora, ci scusiamo con Enrico che dovrebbe gestire la nostra regia. Però non ce la farai mai. Eri, non ti preoccupare. Olà. Fermi tutti. Pronto? No. Pronto? Ci siamo? Pronto? Pronto? Puoi staccare per vedere se si sente gentilmente, grazie. Ci siamo? Pronto? Ok. Allora, un attimo solo che stiamo avendo un po' di problemi tecnici, abbiamo perso il canale. In effetti tattico tecnico. Aspetta che mi ricollego, posso? Ci vuole un gambare naturale. Tecnico, posso? Intanto parliamo, sì. Già stiamo con Luis. Siamo? Pronto? Ok, adesso ti stiamo iniziando a sentire, quindi... No, aspetta che non ti sentiamo, non sentiamo una mazza. Che dici che cominciamo a sentire? Bia! Perché lo sentiamo pochissimo? Non lo so. Sta chiamando un amore. Abbiamo perso il cavo. Stava chiamando un amore. Pronto? Sì. Avete trovato il cavo? Sì. Abbiamo toccato il button. L'abbiamo messo al posto giusto. Un saluto a tutti i miei paesani dalla Svizzera. Stiamo chiamando. Un applauso a Andrea. Salute. Via, quanto torni. Un saluto a tutti gli amici del bar. Fly. Niente, noi dedichiamo una bella canzone del signor Lino. Ciao, dove? Abbiamo anche tutto bene, e c'è anche il nostro Nino. Pronto? Nino. Ce l'hai. Allora, un saluto a tutti voi e anche a tutti voi, buona gona. Vai, come stai? Passa il signor Giovanni Pagano che vuole salutare i suoi paesani. Anche lui c'è con voi, bella squadrona. Salutiamo. Un bellissimo pronto? Squadrone. Pronto? Un saluto a tutti. Grazie. Ciao. Com'è il tempo? Com'è il tempo da voi?
Il tempo c'è neve, siamo pieni di neve. Bellissimo, bella. Usiamo lo slittino. Bella, bella. Sì, bella. Ma noi domani ci partiamo, vediamo a trovare i nostri compaesani. Compaesani, va bene. Ok, allora buona serata e un salutone dalla Svizzera. Grazie per la chiamata, Bia, sei sempre il numero uno. Grazie, grazie. Ciao, anche Bia. Voi, tutti voi. Grazie, ciao, ciao Bia. Ciao. And that rival, so I'm next in line for that title. You had nothing to do, I was idle. But was in the studio with Tiger. The way, climbing high, getting on the Kilimanjaro. And that kind of kid, they don't really know what's happening. Never got a close on a mannequin. We don't want no comparison. Not overdose and extravagance. We went for gold and got platinum. I told a road to get an ambulance. The light quarter corner is Copeland. Back by popular demand, now pop a little Zantac. Fantastic if you can, you're ready to tackle any task that is at hand. How does it feel? Is it fantastic? Is it grand? Well, look at all the massive masses in the stands. Shady man, don't massacre the fans. Damn, I think Kim Kardashian's a man. She soft him just cause he asked to put his hands on a massive Gluteus Maximus again. Squeeze it in, switch it and pass it to a friend. Can he come back as nasty as he can? Yes, he can. Be this again. He does not mean the last being a fan. But Lindsay, please come back to seeing men. Samantha's a two, you're practically a ten. I know you want me, girl. In fact, I see a grin. Now come in, girl. Diciamolo che è successo un casino, è successo un casino perché ci sono 44.000 cavi di là, 400 di qua. Oggi siamo una centrale veramente più che tecnologica. È successo un casino che non abbiamo fatto poi praticamente quello che dovevamo fare. Un bel briefing, come si dice? Briefing. Oh. Aspettate un attimo, no, facciamo, possiamo fare dopo? Okay. Metti stampare un attimino la nostra cara amica. Riusciamo a raccapezzarci qualcosa su questa, sì, assistenza tecnica? È facilissimo, basta che il nostro Enrico ci invia le recensioni mute di Edoardo Marchesia, così ci facciamo un po' di cultura e dopodiché possiamo fare quello che vogliamo. Henry, prenditi un po' di tempo, visto che non ti avevamo anticipato praticamente niente, perché oggi siamo un po' così, siamo un po' spiazzati. Come sempre il live è live. Il live è live, ed è periodo di live, quindi la liva va cara. Si coglia. Ah, vabbè. 340 47 32 420. www.facebook.com/group/ ti vedo. www.tivedo.net. Enrico, quando vuoi. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Cercare nuove avventure,
gente che ha avuto mille cose. Tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, io non ti lascerò per cercare. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. C'è, l'ha mangiato? Sì, se l'è tuppuliato come al suo. Cioè, l'ha mangiato da solo, così, senza invitarci? No, niente. Scusato. Dito. C'ho una chiamata in linea. Vediamo un po'. Basso. Ok. Vieni. Pronto? Pronto? Non la sentiamo. Pronto? Ma non mi sento! Non ti sento! Pronta! Sì, ti sentiamo! Sì. Mi sento! Sì, adesso sì, lo picco giù, sì! Pronto? Gian! Allora, buonasera! Buonasera a voi! Come state? Sentite un poco! Dite! Poi in meno quando piace! Signore aziende, vi siete dimenticata che oggi non siamo più in chiusi studio, ma bensì siamo in appoggio logistico in un bar. Siamo al free time e ci sta ospitando oggi questo pomeriggio insieme ad altri amici e chi più ne ha più ne metta per gli aperitivi. Ciao! Io niente, Zelivi, che sì, ma la fai parlare, no? Stai parlando stavo solo spiegando. Tu. No, basta, Zelivi, okay. Dimmi tutto. Allora, come andiamo con queste balle latinoamericane e americani? Allora, innanzitutto i balli vanno bene, però i balli li abbiamo rimandati a dopo il Crisepo di Venta. Sì. Io volevo dire un'altra cosa, no? Cosa? Che abbiamo fatto anche il cuore. Anche? No, il cuore di Natale. Sì. No, il cuore di Natale... consiste nella canzone che abbiamo fatto noi. Sarebbe? Quale? La canzone si chiama... Io all'inglese non lo so parlare, quando bene all'inglese. Va bene, provaci. Ti posso far capire qual è la canzone. Sì, qual è? Un più o meno, La canzone fa... Oh, in man. Non gli capito. Sono gli altri che fanno... Oh, in man. Ah, e ora chi? Non c'è mal di rene. Come il mal di rene? Tiriamo bene. Diciamo che ma tu mi stai ridendo? No, non è che stavo ridendo. È una cosa seria, io voglio spiegare che è una cosa seria. La canzone ci teniamo a farlo, quindi per piacere mi servo... La base, mi hanno detto le vire, però pure per la base. Cioè, sarebbe... è la base, dopo la prendiamo. Cioè, io non ho capito quello che dobbiamo fare. La canzone ci sta parlando. Sì, Happy Days. Happy Days. È quella? Happy Days. No, non è... Come hai detto? Happy Day.
No, non ti devo fare niente io. No, no. Io ti ho detto che ti pago con l'offerta, ma la canzone è quella che abbiamo fatto noi. Parlo che praticamente dicono ho in mene, sono mal di rene, speriamo bene, insomma. Ah, quindi è un'altra canzone, non è quella là. La canzone è quella, noi l'abbiamo fatta in italiano perché non sappiamo in italiano, mai capito. Ho capito, quindi ci voleva un traduttore. Ci voleva un traduttore. No, non vuole traduttore, non ci vuole il trattore, ci vuole la base. Il trattore ci vuole per la lingua. Il traduttore, traduttore, non il trattore, il traduttore. Significa quell'aggeggio che ti converte, che ne so, l'italiano in inglese o viceversa. In francese, insomma. Sì, lì. O fa pisanda. Ma quindi anche dall'italiano senti a me. Gian, sento benissimo, noi la gegge ci diciamo un'altra cosa. No, non te lo posso spiegare per telefono, ma io quella gegge non la uso da tanto tempo. No, si vede che c'è gente che ci ascolta, che non siamo soli, oggi non siamo soli, siamo pieni. Oh, qua, questa è la compagnia, mi ci mesco pure io, cioè voglio dire, non è che... Sì, ma alla fine prende separazione di sposi, non è uguale, non è che cambia qualcosa, più di tanto. Come, che cambia? Non cambia niente. Appunto. E allora? A me serve soltanto, se voi mi venite all'associazione, al CRA, a portarmi questa base. Visto che siamo in una location nuova, puoi spiegare che cos'è il CRA? Lino, tu non conosci Silvio? Sì, di vira. No. Oh, ce l'avevi, come è? Non ho capito tanto bene. Non è problema di udito. È vecchietta. L'udito? Anche lei c'ha un problema all'udito. Chiedevi, spiega che cos'è il CRA. Il CRA. Il CRA è il centro recupero anziane. Centro recupero anziane. È l'associazione Slovenia. È un'associazione che serve a recuperare. Va bene, Silvi, noi arrivati a sto punto dobbiamo trovarti la base per fare la canzone che di cui ci stai parlando praticamente. Possiamo fare pure una cosa, Silvi. Non hai capito, la canzone c'è, solo che è parlata in inglese. Noi non lo dobbiamo fare in inglese, lo dobbiamo fare in italiano. Italiano, no, italiano. Italia. Quindi mi serve la base che noi ci dobbiamo cambiare. Della talienda. Aspetta un attimo che Stefano ma perché tocca? Perché si sente il rumore. Ok, tieni lì, arrivato a sto punto che facciamo? Pronto? Abbiamo perso. Ti sentiamo proprio male, proprio. Aspetta male. Un attimo. Mi senti? Sì, lei ci sente, non sentiamo lei ne ho più. Tieni lì, niente, ci dobbiamo salutare qua, noi ti troviamo la base perché Stefano praticamente ha rotto il cavo. Ha rotto il cavo, il jack veramente, non il cavo. con tutto che vabbè, ti levi. Ci sentiamo la prossima volta. Va bene. Ciao, benissimo. Buon Natale a tutti. Ciao. E auguri di Buon Natale. Ciao, ciao. Ti prego. Dancer, it's a soul's companion. People feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, you can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, this is the rhythm. You can. Some joy upon my face. Oh, sunshine in an empty place. Take me to turn two, and babe, I'll make you stay. Excuse me. Oh, I can ease you of your pain. Feel you give me love again. Stanno bombardando di telefonate, non riusciamo a gestire. Scusi.
There'll be nothing left for me to yearn. Think of me and mourn. Let me hold your hand. I don't want to face the world in tears. Please think again, I'm on my knees. Sing that song to me. No reason to repent. This is the rhythm of the night. Okay. Tra poco parleremo. Allora, parliamo prima con la pecora. Pronto? Abbiamo prima una chiamata internazionale. Aspetta un attimo che non sentiamo. Mi dai quella stavo. Pronto? Un attimo. Pronto? 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 Io mi sento, voi mi sentite? Sì, sì, adesso ti sentiamo benissimo. Pecora, come stai? Come stai? Telefonata da Dublino. Questa qua è una telefonata importante, dobbiamo stare attenti a ciò che dice. E come parliamo in inglese perché poi ci richiama subito. Come stai? Tutto bene, attenzione che non... Tutto bene ragazzi, sto all'umido io, e voi come state? Tutto ok, tutto ok. Siamo abbastanza asciutti in questi giorni. Abbiamo smesso con la pioggia, sai, non è più un nostro vizio. C'è rimasto un po' di neve. Gianni, riesci a star fermo? Vai, parla. Oh, grazie. Stavamo dicendo, in questi giorni si è un po' migliorata la temperatura e anche un po' l'acqua perché si è fermata. Stefano, lo sento molto lontano. Ma in effetti sto lontano, io sto giù, dall'altra parte dell'Europa. Stefano è proprio lontano di natura. Sono lontanissimo da te. Lo so, va bene. Non voglio fare riferimento a niente, a nessuno, sennò poi... Che devi fare? Guarda, non sprecarti perché c'è Lino che sta facendo per 44, quindi figurati se tu... Sei superfluo oggi, figurati. Sei superfluo la pecora? Mai. Chiedo scusa a nome suo. Scusate, mi ero distratto un attimo, ma chi abbiamo in linea? Abbiamo in linea la nostra pecora da Dublino. Adesso Bob! Sei tu che sei lontano da noi. Sei tu che non hai capito come funziona. Io ho capito, però tu sei lontano da noi. Ok. Vai. Vuoi fare un saluto? Sì, vi voglio fare gli auguri di Natale, giovanotti. Sai che domani sono... Che sei già in viva voce in tutto il bar, quindi se vuoi salutare qualcuno di speciale, ci sei. Se vuoi salutare il free time... Io saluto tutti, innanzitutto il free time perché è il più bel bar di Lauropoli. L'unico bar serio di Lauropoli. È già questo. Dove si beve di tutto, anche vino si beve al free time. Del mondo di Cassano. E fanno anche il kebab, lo sapete questa cosa, E, no. E come lo facete il kebab? Come lo facete? Come lo facete? Oramai sta diventando il tormentone. Sei interessato, c'è qualcosa da mangiare, sei interessato. No, sta diventando il tormentone come lo facete, perché sarà il tormentone per l'inferno. È un saluto particolare a Lino. Lino. Ti ha appena ringraziato. Lino. E dall'altra parte del bancone non può venire a parlarti in questo momento. Comunque un abbraccio virtuale già lanciato. Lavorare. Sì. Finalmente lavora. E dopo anni di non lavoro. Allora dai, vogliamo andare con l'altro brano? A Lino, a tutti ragazzi. Ok, noi vi salutiamo. E ci vediamo settimana prossima. Io vi saluto pure, ragazzi. Buona serata, divertitevi. Saluto pure un muretto, cagli. Sì, Bob, il cinghialotto ti ricambia. Il cinghialotto. Perché ormai non si chiama più muretto, ma il cinghialotto. Memorizza il cinghialotto, da oggi chiamano il cinghialotto, non sarà più Muretti, cinghialotto, ok. Ho capito il motivo poi. Ok, a presto allora. Ciao ragazzi. Successe una guerra. Abbiamo perso come al solito il filo del discorso. Ah, no, abbiamo perso proprio tutto. Sì, il filo. Togli il telefono. Oddio. Allora, andiamo per grado. Sì, che gradi abbiamo? Salutiamo il nostro parrucchiere di fiducia. Si dice parrucchiere nel gergo. Acconciatore. La domanda è: perché non ti fai la barba? O anche coffer. La domanda è: perché non ti fai la barba? Ma mi parlo con il mio barbiere personale. Okay. Perché non è lui, se la fa fare la barba. Bene, ok, poi vuoi dirci qualcosa?
Ah, oh, niente di particolare, siete grandi. Ah, grazie. Sì, grazie. Okay, per questo allora, è vero. Per quanto riguarda Enrico, ci segue sempre da Bologna, sta mangiando un po' le unghie, sarà un po' nervoso. No. Allora, qua in mezzo è brutto dirlo, però qua in mezzo c'è la nostra Maria Vittoria D'Aversa. Qui tra noi, in mezzo a noi. Qua in mezzo a noi, tra di noi, solo noi, eccetera, allora, eccetera. Tra amici va bene in mezzo. Volevo ringraziare prima per il saluto. Cioè, vabbè, un momento positivo, però la persona sta andando un momento negativo. No, no. Buon, sai sempre che nei secoli del secolo io e Bob siamo contro di te. Ok, allora praticamente niente, noi abbiamo regalato anche oggi il tuo libro al proprietario del locale. Ha detto che se lo comprava, ma lascialo stare, che ormai lo stiamo usando. Guarda dove l'ha messo Michi. Allora, l'ha messo sotto per... comunque ti faccio fare conoscenza con il nostro regista. Enrico, okay. Enrico. Enrico, bel ragazzo. Ciao Enrico. Sì, se si facesse... C'hai i capelli, sì. C'hai i capelli, che ti dice? Soprattutto, c'è... non ho capito se... non lo so. Allora, che bravo. Che giochetti di parole. Che giochetti di parole. Ah, è pure barbuto, ok, carino allora. Uomo barbuto sempre piaciuto. Okay. Sempre. Ma Edoardo, secondo me, per questo si è fatto crescere la barba. Becco. Allora, ritorniamo a Mia. Parliamo un po' in modo spiccio. In Mia. Ciao, è proprio bellino. Si sì, aiuta bene, ma mica... Non è che devi stare qua a parlare di Enrico. Ma... allora... Siamo quasi alla chiusura della puntata. Manca una telefonata alla chiusura. Okay, tu palleggia con la telefonata. Io voglio parlare di... Me lo presti per favore, grazie. Sì, vai. Sta comodità che t'ha. Questo volume è un volume ormai per noi. Bravissimo. Tutti gli effetti, perché non mi ha cattato a pacca. Allora, eccolo là, guarda. Il nostro regista è proprio preciso. Sì, sempre pronto. Bravo. A lasciarlo. Peace and love. Dice, non peace and love, peace, cioè peace and love. Va bene in tutti i sensi. Sto scherzando, Capito, facciamo caramente. Ok, no, allora, è un po'. C'è qualcosa che mi fruscia. Il telefono. Allora, Maria Vittoria, ti volevo dire questo. Dimmi. Questo libro c'è chi lo sta apprezzando, chi lo sta giudicando, ovvero disprezzando. E chi sta dicendo becca ha fatto? Allora io ti dico la mia. Io ti dico la mia. Io ho premiato innanzitutto il tuo coraggio nel scrivere un qualcosa del genere. No, proprio nel scrivere. Sì. Nello scrivere. Nello scrivere. Come magari possa sembrare. E questa è la testimonianza che se uno crede in ciò che fa, alla fine realizza tutto quello che vuole. Diciamo che quello era l'intento, perché chiunque di noi, se vuole, con un minimo di sforzo, quando meno anche con impegno maggiore, può provarci. Almeno provare. Brava. Non costa nulla, ma male che va si prendono dei no. Nella vita. No, vabbè. Tentare non nuovo. No, infatti. Noi lo stiamo regalando un in giro per l'Italia. Settimana scorsa l'abbiamo mandato a Roma. Dopo dove siete? Scusate un attimo. Chiedo scusa. Poteste abbassare un po'. Ok. No, ce l'avevo nelle orecchie, mentre nella cuffia. Ok. Stavo dicendo, vai Mia. Mia. Sì, che vabbè, si sta facendo pubblicità da solo il libro, nel senso che grazie a voi comunque lo state andando in tutte le varie cittadine italiane, l'Europa comunque. Due settimane fa siamo andati su in Trentino, Trentino, Roma. Comunque per quanto se ne dica, l'Europa comunque è andato abbastanza bene, sì, no, è stato venduto, ecco. È stata l'unica cosa che ho letto. Lo so, me l'avevi detto, ci siamo riusciti. Cioè io neanche le istruzioni leggo, compro qualcosa, provo a toccare un po' di tasti, non leggo le istruzioni. Quindi, no, ma io ti ringrazio. Questo è già un successo. Abbiamo comprato un sacco di attrezzature elettroniche. Mai diciamo che siamo un po' tutti artistici, ci stiamo rivalutando sotto questo aspetto. Tu valuta che in un paesino con 4.000 pecorelle, no, come il nostro, sì. Abbiamo gente che fa TV, radio, ad alti un livelli. Locale anomalo del genere, un locale anomalo del genere, che poi sono dei gestori e proprietari che fanno veramente... Ci sono stati pure i forchettoni prima, sono stati invasi non dai forconi ma dai forchettoni. Mi dica... Siamo più di, va bene, 6.000, 6.500, 7.000. Esce il consigliere che è esce il consigliere. Esce il consigliere. Allora, oggi abbiamo preso la puntata un po' alla larga, perché gestire la situazione live in un locale pubblico non è facile. Gestire una connessione in un luogo del genere non è facile. Isolare il microfono dall'ambiente non è facile. Ma nemmeno togliersi mancuso senza che... Gestire Miki non è facile. Zio Mario che si sta alcolizzando all'angolo. Cioè, abbiamo pure Zio Mario, non lo inquadriamo per Gianni, paura che ci chiudono il sito. Non è colpa mia. Non è stato lui. Gianni, è la postazione che è stretta, capito? Non questo è il problema. Allora, io volevo lanciare questa cosa... Già fatto. Il vincitore vuole l'autografo. Sì, chi è?
Notari Stefano, Notari Stefano. Che non vuole spendere 5 euro. Penso che la bevuta sia gratis, però. Tutto gratis. Sì, sì. A proposito, è vero, il cinghialotto vuole il libro autografato personalmente da te. Va benissimo. Dobbiamo spingere sto cinghialotto perché deve entrare ormai nel quotidiano. Sarà il tormentone di quest'anno. Cambio il numero. Comunque, io vi stavo dicendo, io avrei una telefonata in diretta. Ok, sentiamo la telefonata e poi facciamo la chiusura della trasmissione. Un attimo che la passiamo. Scusate. Pronto. C'è? Non c'è, il cavo te lo sei preso te. No, sì, come ci arrivo secondo te? Bisogna gestire un po' di cose. Mi metti qua? Pronto? Pronto? Era l'altro. Pronto? Non ci si capisce, nel prof. Pronto? Eccomi, indovina chi sono. E chi grida, soprattutto. Indipendentemente da chi sei, non urla. con tutto il bene che ci vogliamo. Perché io sento basso. E lo so, perché siamo molto distanti da te. Allora, quella è una telefonata che ci arriva da Genova. No, forse no. Va. Forse no? Sì, direttamente da Genova. Oh. Direttamente dai vicoli di Genova. Vi racconto quello che mi è successo in questo preciso momento. Mi sta squillando il telefono zio Mario, che ce l'ho a circa un metro dalla postazione. Quindi immaginate un po' lo sfera. Io voglio fare una domanda alla nostra amica di Genova. Sì. Claudia. Ma io vi sento male. Non ti preoccupare, perché Michi non ha capito che deve parlare al telefono. Continua a parlare al telefono, vabbè. E quello non ce l'ho. Adesso un po' basso, però si sente. Vai. Vabbè, non è che sia alto. C'ho due domande. Vai. La prima è: volevo sapere come sta andando la storia con Serial Killer. State vedendo. Aspetta un attimo. Stai parlando col microfono. Cioè, quindi non vi state vedendo adesso? Cosa? Non state uscendo più insieme? No, e si è fatto beccare dal coglione per cui niente. Ah, ecco. E poi la seconda volevo sapere, mo che scendi, di quanti mesi ti troviamo? Perché? Che non lo sapete. Non lo sappiamo. Non gli avevi detto niente, Claudio? No, non lo sappiamo. Sempre meno dei suoi, salvo. Sì, sicuramente no. Insomma, saremo più o meno lì, dai. Perché? Ah, non lo sapete la mentale. No, Claudio, glielo vuoi dire tu a Stefano che non lo sa. Fateci entrare anche noi. La novità dei tuoi mesi. Dei tuoi mesi. Quali sono i tuoi mesi? Qual è la novità? Io non la so neanche. Vabbè, poi te lo dirà di persona quando arriva, dai. Non ti preoccupare. No. Sì, infatti le novità si dicono... face to con face. Con calma. Face to face. Dai. Okay. Ok, Cla, che ti dobbiamo dire? Ti aspettiamo. Sì, ma io voglio venire lì una volta, eh. Tu puoi venire, ognuno viene dove vuole. Claudia, sei libera di fare ciò che vuoi. Allora, puoi venire dove vuoi. Vai, Claudia, vai. Andate a cagare. Claudia, io ti sto riferendo le parole. Vedi che c'è Maria Vittoria, perché che è una tua fans sfegatata. Sì, da quando hai raccontato quella storia al matrimonio. Sì. Lei, sono ancora sconvolta. Lei ti ama. Lei ti ama. Sei insuperabile, Claudia. Claudia, non le diciamo in giro queste cose, no, per favore. Non le stiamo dicendo. Diamo solo un po' di numeri, non uno, non due, ma no, tre. Addirittura forse tre. Basta. Ok. Sto scendendo dalle nuvole, Come si chiama il porcello? Il cinghialotto. Il cinghialotto. Si è sconvolto. Io non posso tornare a casa, voi lo sapete adesso. Naturalmente stavamo scherzando. Allora, noi ti dobbiamo salutare perché abbiamo preso sta trasmissione un po' veramente larga. Allora, che cosa ti volevo dire? Noi ti aspettiamo. Tu fai con calma e vieni quando vuoi. Dove vuoi, soprattutto. Non fare le cose con fretta, che poi lo sai. E soprattutto, Claudio, non venire a mani vuote. Non venire. Consigliera. E non venire a mani vuote. Non venire a mani vuote. Ecco. Soprattutto. Ecco. Va bene. Tu mi hai capito. Ok, grazie. Ok. E ci aggiorniamo allora. Ci vediamo lunedì. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.
Gli ho chiuso il telefono in faccia. No, no, è lei che non aveva capito di chiudere. Okay, allora io direi di chiudere il telefono. Sì, ok, ci sta capendo troppo oggi, eh. Ok, chiudiamo. Bellissima. Il telefono. Comunque devo dirlo. Enrico, sti Jack. Siamo Jack. Enrico. È sempre là. Cioè, là. Allora noi siamo siamo pronti per la chiusura. Ti vediamo un po' sconvolto. Non ti preoccupare, qua è tutto sotto controllo. I bicchieri sono vuoti, come puoi ben vedere. Mi hanno detto che per la tachipirina andava bene il Campari. Campari con, normale, no? Con. Normale, allora, normale Campari. Cioè, si sta poverendo. Poverendo? Sì. Poveretto, si sta dannando. Facci perché? Capire qualcosa, ma noi siamo così tondi. Scrivilo, scrivilo. No, tutto ok? Tutto ok. Tutto ok. It's ok. It's okay, it's okay, it's okay. Ok, allora abbiamo finito quest'altra oretta passata insieme dal Free Time Café all'Auropoli, in compagnia dei nostri amici di Ti Vedo, come ogni sabato pomeriggio. E che dire? Che dire che siamo a Natale. Natale, Santo Stefano, oh, Santo Stefano, Ok, allora, Santo Stefano, la lancia è Santo Stefano, tra poco ve lo volevo devi dire, pagare da bere. Allora, annuncio di servizio, senza che ve lo dica, un regalo lo voglio. Vabbè, ve l'ho detto così, Dai, vai. Salutiamo per bene, Stefano. Sì, salutiamo per bene. Yeah! Cari amici di Ti Vedo, la nostra puntata finisce qua. Che cosa volevo dire? Volevo dire che molto probabilmente domani, cioè domani, più tardi ne parlerò col mio socio, se la cosa si può fare. Domani faremo un'altra diretta dal Free Time. Perché domani Free Time ospiterà un gruppo molto, molto carico, uh-huh. E vale la pena vivere la serata. E quindi se il mio socio mi fa cenno sì, no, con la testa, forse... Ci ha messo una nuvoletta. Ok, dice che stai facendo, che poi mamma parla, ho capito. Ci sentiamo. Ok. Poi cercheremo di gestire un attimino la situazione. E la inquadriamo. Niente, poi che cosa avevi altro da dire, Miki? Come prima esperienza live, secondo me è un disastro proprio. No, l'ultima cosa, per il regalo di Stefano, ecco. Già glielo facciamo tutti i sabati. È vero. Lo sopportiamo. Quindi avanziamo un sacco di feste. E poi Lino si lamenta che gli amici lo trattano male. Poi Lino si non lamenta. Non ti facevo così tecnologico. Hai visto? Già subito. È così, è un po' così. Quindi vabbè, salutiamo tutti, mandiamo il nostro pompon finale. Ma il saluto speciale al Cigliolotto. Siamo l'angolo alla sinistra dei super alcolici là. Un saluto a tutto il bar che ci ha supportato in questa ora e mezza, che siamo stati qua insieme a loro e a dar fastidio con i suoni, con la voce e con tutto quello che abbiamo dietro. Mi date un minuto di silenzio, per favore? Ciao, ti vedo. Ci vediamo sabato prossimo. E non mancate, eh? Altrimenti vi faccio un paiolo di queste proporzioni. Un paiolo? È così, lui è fatto così. Ebbene, perché si arrabbia da tiri? Non lo so. Ogni tanto fa così. Vabbè, raga, ciao a tutti. Henry, quando vuoi stacca, noi abbiamo finito. E subito dopo ci sarà la replica della puntata, quindi subito, la potete vedere. Subito online. Quando basta. Ti vedo. Ti vedo. Mi sembra che tutto quel che fai sia un
verso ogni altro mondo. Mi farò miei, imparerò a comprenderti. Io lo so, ogni sì che dirai, ogni gesto che farai sarà un film che io guarderò. Oggi qui prometti, domani prospetti, giorni in cui non mi rivedrai. Non vedo che te, non vedi me, perché la tua età non si è ancora alla realtà. E scappi via e torni. Non so se tutto ciò che ho lo vivo con te, lo vivo io per te, ma sembra che tu non lo sai. Ogni sì che dirai, ogni gesto che farai sarà un film che io guarderò. Oggi qui we'll be right back.